Siamo pagina, l'arte contemporanea incontra i tesori della Magna Grecia. Inaugurata al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, la mostra Naturalia et Mirabilia, un omaggio al territorio che passa attraverso le tele di Anna Corcione. Il servizio di Carla Monaco. Essenziali, preziose e con la natura protagonista. Le tele di Anna Corcione sono astratte e contemporanee, eppure hanno un forte legame con il paesaggio e dialogano alla perfezione con i reperti del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide. In ognuna c'è un elemento organico che viene dagli scavi dei dintorni, da Francavilla a Paludi fino a Sibari. Rami, foglie, radici conquistano così una dimensione e una luce tutta nuova. In questo contesto mi sono trovata molto molto a mio agio, perché è proprio questa varietà di organici e la possibilità di inserirle nelle mie tele, non solo sul bianco, perché in genere il mio progetto artistico mi porta a dipingere tele bianche, less is more, ma in questo contesto mi sono lasciata andare a moltissimi dipinti con l'azzurro per omaggiare questa terra, per il mare, per quello che circonda la Sibaritide. La mostra, che resterà aperta un anno intero ed è stata realizzata di proposito per il Museo di Sibari, si intitola Naturalia et Mirabilia. Si snoda lungo 5 sale e si conclude in quella del Toro Cozzante. Obiettivo: aprire un dialogo tra passato e presente, tra arte e archeologia. In realtà noi cerchiamo sempre di fare in modo che le mostre e le opere che ospitiamo siano collegate al nostro patrimonio e illuminino aspetti del patrimonio che normalmente conserviamo e raccontiamo al pubblico, e che il patrimonio che normalmente conserviamo e raccontiamo al pubblico possa servire anche per comprendere meglio le opere degli artisti che vengono ad esporre da noi.